Bentornati signori a questo nuovo gameplay, giochiamo l'episodio 4. L'episodio 4 andremo a vederlo. Allora, vediamo un pochino dove saremo catapultati. Hanno provato a corromperci, ma noi non abbiamo accettato, quindi No, certo, vediamo un po'. vostra onore. Non sono d'accordo con la sua valutazione dei fatti. Capisco. Grazie per la sua disponibilità. Era l'onorevole Naomi Kushner. E che cosa ne pensiamo del giudice Kushner da queste parti? È una liberale. Beh, il giudice non mi permetterà di agire senza mandato contro i soci di Nels. E così va bene. Siamo in guerra, facciamo la guerra. Capitano. Mendoza, noi tre siamo un consiglio tribale. E so benissimo che abbiamo problemi con uno dei membri della nostra tribù. Non ha preso i soldi. Mi stavate mettendo alla prova. Dovevamo sapere se potevamo fidarci di te. La tua partner ha sempre detto che eri un tipo affidabile. Ora, hai detto che Nels stava parlando di un accordo con Stoddard. Sì, esatto. Torna all'ufficio di Nels e trovami qualcosa da portare agli affari interni. Capisco che c'è una tempesta in arrivo, detective, ma non c'è tempo. Sì, signore. Scientifica è già stata qui, a che serve? Loro non stavano cercando prove contro Stoddard. Senti, se troviamo qualcosa, andiamo subito da Dose. Se questo arriva agli affari interni, neanche Dose potrà farci niente. Tu ti fidi di Dose, giusto? Se Stoddard cade, cadiamo anche tutti noi. Stoddard è marcio, lo sappiamo tutti e due. Io ti copro da qui. Tu entra e trova le prove che ci servono per incastrarlo. Volentieri. Benissimo, allora. Un'occhiata intorno all'edificio e ero visto fra la spazzatura. Buona idea, ma resta in contatto. Pensi che Stoddard abbia amici al dipartimento? Probabile. I poliziotti Torniamo furono nella disattivati. stanza dove eravamo prima. Speriamo non abbiano fatto sparire qualche prova. Non mi sorprenderebbe. Se Stoddard fosse stupido, sarebbe in galera. Ok. Ok, penso di poter individuare il codice. Bingo. Polizza assicurativa di Remy Nels, registrazione 1. Venerdì 14 agosto, sera. Devo incontrare Stoddard. A quanto pare riusciremo a raggiungere un accordo che soddisfi entrambi. Pensavo se... Stoddard, ti ho beccato. Andiamocene da qua. Kai, ho trovato qualcosa. Adesso scendo. Bene, adesso sono giù nel container. Olio cuore. Cos'hai trovato? Nels e Stoddard, registrati. Ora abbiamo qualcosa di serio da dare agli affari interni. Remy nascondeva i soldi da qualche parte. Scommetto che li sta cercando anche Stoddard. Guarda lì. Questo cos'è? Ah, non ne ho idea. Ho cercato su internet. L'unico posto di Miami in cui vendono questa robaccia si chiama Domo Roboto, nel centro commerciale di Palm Court. Non ci nasconderebbe mai i suoi soldi? No, per questo ho l'indirizzo del magazzino. Vale la pena farci un salto? Benissimo, allora dove ci porta ora? Il magazzino, ok. Vuoi un consiglio? Non entrare Benissimo, dalla porta vediamo da dove principale. possiamo passare allora.
Se Stoddard esce senza di me, pensa al peggio, ok? Lo faccio sempre. Allora, vediamo un po'. Nick, il comando mi ha appena segnalato un furgone sospetto. Lo seguo, vediamo, okay? Vediamo un po' gli nemici dalla zona. D'accordo. Restiamo in contatto. Ok, un altro è là. Ci sono degli allarmi in giro. Disattivarli non è una fesseria. C'è un sospetto da arrestare. Però non sarà facile. Allora, vediamo se riusciamo. Fermo lì! Non ho niente! Ok, allora, vediamo un pochino. Merda. Hanno un tempismo di merda. Vado a controllare. Vedo due edifici. Quante guardie. Ricorda cosa ha detto Bruce. Siamo in guerra. Non perdiamoci informazioni. Ok, va bene. Codice 3. Diamo un retta alla collega, non passiamo dalla porta principale, passiamo da dietro. Ci ho voluto provare, ma va bene, faremo in un'altra maniera. E quindi non passiamo dalla porta principale, passiamo da dietro. Diciamo che il fatto che sia passato da là non mi ha aiutato. Comunque ce la possiamo fare lo stesso. Passiamo da qua dietro. Gli uragani hanno un tempismo di merda. Mettiamo sempre un'arma silenziata. Se avessi un fucile di precisione più silenzioso sarebbe anche meglio. Allora, vediamo di andare da qua. C'è qualcuno che arriva. Perfetto, l'abbiamo battuto, ragazzi, abbiamo evitato di farci vedere, meno male. Entriamo qui. Sono in una fabbrica di tortiglia. Sembra tutto normale. Andiamocene. Ok, controlla l'altro edificio. Questo posto sembra chiuso. Prova sul tetto. Buona idea. Andiamocene da qua. Sono delle guardie, quindi cerchiamo di fare il giro largo.
Non muoverti! Sì, sì, nessuno. Ok, fermato uno. Vediamo se riusciamo a far avvicinare anche quest'altro, eh. Stiamo. Ok, via un altro. Allora, vediamo un po' di passare da sopra, eh. Vedo due edifici. Tutte guardie. Ricorda cosa ha detto Dose. Siamo in guerra. Non perdiamoci in forma di nada. Non farti beccare. Non sappiamo quanti sono là dentro. Ok. Non ti muovere, polizia! Perfetto. Cerchiamo di non farci beccare. Polizia, okay. Fermo. Allora, se non ricordo male, l'ingresso era non qui, nell'altro edificio forse. Entriamo. Quando trovi Stoddard, fallo parlare. Se siamo fortunati, si tradirà. Ok. Ragazzi, la vostra erba non mi interessa. Tanto tra due anni sarà legale. Quello che voglio sapere è chi di voi ha preso i soldi di Nels. Ci ha promesso lui quei soldi, stronzo. Vabbè. Da ieri sono il vostro nuovo capo. Sapete cosa significa? Cosa diresti se avessi lavorato un caso e poi arrivasse uno stronzo e provasse a prendersi tutto il merito? Beh, direi... parliamone. E quindi, parliamone. Che ne dite? Ai ai ai, cosa bolle in pendola. Appena allora, vediamo un po'. Tizi di sotto. Se riusciamo ad ottenere un equipaggiamento okay, migliore qua. Ho bisogno di un bel fucile. La KM può fare al caso mio. Reflex silenziato. Va bene. No, però voglio... l'altro mirino mi piace di più. Allora, vediamo un po'. Questo. Ok, così va molto meglio. Ah, fai il taccagno? Mi scusi, ho passato nel suo sciroppo d'acero. Non è la prima volta che lo chiedo, lo so. Non sembra nemmeno la voce di Nels. Mani in alto, in alto! Merda, abbiamo scatenato un casino. Lo vedete? Volevo andare più cauto, invece ci toccherà andare con i fucili. Ok. Abbiamo... stanalo col gas! Dov'è il bastardo? Devi seguire Stoddard al piano di sotto. Forza! Dov'è l'infamone? Ehi, qui! Figlio di puttana! Perfetto, va benissimo così. Ce la siamo cavata lo stesso. Quindi possiamo andare. Volevo stare un po' più silenzioso, ma va bene lo stesso.
Ok. Polizia, sei in arresto. Questo lo fermiamo così e ci piace. Mi piace fare il poliziotto, ragazzi, ufficiale. Allora, vediamo un pochino. Una serra illegale. Ed ecco Stoddard. La grande testa di quarzo. Ce n'è uno qua dietro che devo fermare. Ok. Fermo lì. Perfetto. Zitto a terra. Fermo lì. Non ho niente. Perfetto. Li arrestiamo tutti, uno dopo l'altro. Fermo, resta dove sei. Non ho... Così magari risparmiamo anche un po' di munizioni. Credo che Stoddard... Polizia! Ehi. Fermo lì! Che? Via uno. E via due. Ragazzi, l'abbiamo incastrato nel muro, siamo troppo forti. Allora, apriamo la porta. Ok. Cos'hai combinato, ragazzo? Strano trovarti qui. Ora metti giù la pistola. E se la metto nella fondina? Butta quella cazzo di pistola! Nick, perché non ne parliamo? Nick, sto seguendo quegli stronzi. Negativo, non attaccarli. Nick. Scopri dove stanno andando. Brutto affare. Che cazzo succede? Niente, niente di cui preoccuparsi. Non puoi arrestarmi se crepiamo tutte e due. E quindi ce la diamo a gambe. È ora di levarci dalle palle. Questi stronzi stanno bruciando l'attività di Nelson. Questo stronzo! Davvero? Ma come mai? Chi è? Oddio, chi ci ha preso? Da dietro, mannaggia. Ci hanno preso da dietro, ragazzi, non ce ne siamo accorti. Brutta svista, non è un problema, recuperiamo. Come abbiamo fatto a non accorgersi? Non ho guardato la mappa, mannaggia. Siamo Mendoza, è ora di levarci dalle palle. Sparategli, cazzo! Ok. Davvero? Chissà come mai! A terra! Ok. Chi è che spara? C'è qualcuno mi sta sparando, non capisco da dove. Ok. Andiamocene. Non puoi dire a questi tizi di levarsi di mezzo! Funziona così, Mendoza! Andiamo! Qualcuno spara e non capisco da dove. Ok. Indietro! Va bene, uno. Due. Ok. Zona libera. Ce ne andiamo. O ci proviamo perlomeno. Ho parcheggiato sul retro. Andiamo.
Dove? Dall'altra parte, ok. Proseguiamo. Mi sono incastrato un attimo, scusatemi. Beh, un'altra splendida giornata a Miami. Kai, come sei? Parker! Sei al centro commerciale? Credo stiamo andando... Oh, cazzo! Kai! Vieni qui, ora! Kai! Sembra abbia bisogno d'aiuto. Vaffanculo, mi connevo arrestato. Basta, indossa. La tua madre era in grossi guai. Non c'è problema, andiamo ad aiutarla. Davanti, la mia auto è qui. Mi puzzano un po' questi poliziotti comunque, ragazzi. Qualcosa non va. Qualcosa non va. Ok. Allora, vediamo se riusciamo a vedere un po' di minacce. Andiamo a prenderla. Da qua non si vede nulla, però... Nels di solito piazzava degli uomini al centro commerciale, per ogni evenienza. In più sono i tizi che Kai stava inseguendo. Lei è la allora, due minacce in fondo, uno da arrestare. Ah sì, era il mio lavoro. Anche tu avresti fatto lo stesso per me. Andiamo e basta. Vediamo se riusciamo ad avvicinarne uno di qua. Ma che cazzo? Fermo, non muoverti. Dobbiamo cazzo? Ingaggiare per forza lo scontro a fuoco. Non volevo, ma sono costretto. Aia. Ullala, ullala, ragazzi, siamo capitati sotto un'imboscata. Dobbiamo andarci più cauti. Non c'è problema. Piccoli incidenti di percorso, nulla di irrisolvibile. Dobbiamo guardare meglio la zona, semplicemente. E guardiamo meglio la zona. Allora, il negozio okay, è all'interno okay. Del centro commerciale. Ma andiamo se io decidessi di passare da sopra, Nels di solito piazzava degli uomini al voglio vedere se riesco ad avere una panoramica. Sì, ce la facciamo. Eccoci qua. Allora, così vediamo molto meglio. Lei è la mia partner. Ah sì, era il mio lavoro. Anche tu avresti fatto lo stesso per me. Andiamo e basta. Molto bene. Allora, andiamocene via da qua. Non muoverti! Non ho niente! Avete controllato lì! Indietro! Ok, due. Ne manca uno. Aia! Zona libera, andiamo. Ok, mentre qui troviamo la tua bocca. E poi ti porto dentro. Sai come ti pare. Non volevo ingaggiare lo scontro a fuoco, ma è stato inevitabile. Ok. Allora Kai, Kai, ti sento a malapena. Non so cosa ha detto, ma non suonava bene.
ce n'è uno in fondo, eccolo là. Questo che qui lo possiamo... Ok, fuori uno. Vediamo se riusciamo a fermare anche quello che è lì. Polizia, fermo lì! Sì, sì. Nessun problema. Ci hanno individuato. Ma che cazzo? Cos'è? Cosa? Ma che cazzo? Ancora no, però poco ci manca. Ho sentito qualcosa. Perfetto. Fermo, non muoverti. Controllate che non ci sia nessuno. Vediamo se riusciamo a evitare di ingaggiare lo scontro. Stanno venendo tutti a controllarci qua, ragazzi, adesso, Non muoverti. Ok. Lo riusciamo a fermare così. Limitiamo i danni. Guardate dappertutto. Mani in alto. Okay. In alto. Sì, sì. Adesso. Urca, ragazzi. Cercate dappertutto. Bella sessione. Allora. Guardatevi sotto. Sì, noi dobbiamo andare là sotto. Controllate laggiù. Ci hanno individuato, credo. Se c'è qualcuno qui, eh sì. Dove? Indietro. Ok, ragazzi, abbiamo ingaggiato il fuoco. Ti copro io. Ma non fa nulla. Difenderemo lo stesso. Fermatelo. Mannaggia. Ok. In realtà c'era uno stagio che avremmo potuto provare ad arrestare, ma non fa nulla. Chi è? Carica in fretta, dai. Ok, possiamo andarcene. Credo stiano arrivando rinforzi. Entriamo qui dentro. Grazie a te siamo tagliati fuori. Davvero che ci sia l'unico poliziotto corrotto in città? No, ma sei l'unico che ho per le mani. Non mi hai ancora arrestato. Questo fa sicuramente di te un comodo. Continua pure a parlare, Stoddard. Ok. Vai alla sala della sicurezza e cerca Kai. Nick, Domo Roboto, è il negozio di Nels. Ok, andiamo a salvare la nostra collega. Da sotto o da sopra? Proviamo l'approccio da sotto. Via uno. Di qua. È lì. Nick, falli fuori. Via due. Sta lavorando. Ricorda presto. Mi stanno addosso. È qui. Ok. Chi è ne manca questo? Uno. Perfetto, andiamocene. Ho bisogno di te, Nick. Uff. Kai! Ehi! Ehi, tutto bene? Ah, come no? Tutto a posto. Rose sta arrivando. Dobbiamo incontrarlo in un quarto. Bene, allora restiamo stoppati. Wow, wow, wow! A
Arrivano altri uomini di Nels. Ci serve per andarci. Sentitemi. Hai bisogno di... Molto bene. Proseguiamo. Allora, uno è là. Perfetto. Là ci ha pensato il nostro collega, o quasi collega. È quasi poetico, non trovate? Ah, ma non ti ci abituare. Appena usciamo da qui ti portiamo dritto agli affari interni. Forse il mio avvocato è meglio di quello che pensi, Mendoza. Allora, qui c'è movimento, molto movimento, sembrerebbe. Decisamente troppo. Decisamente troppo. Attenzione al vetro! Allora, vediamo come possiamo attaccare qua, perfetto, zona libera, andiamocene. Dentro all'uragano. Attenzione! Siamo fatti ammazzare come degli idioti, ragazzi, eravamo vicini alla fine. Comunque ha salvato, non c'è problema. Ok, proseguiamo. Teniamoci a ridosso. Perfetto. Pronti ad uscire. E direi che dovremmo essere in salvo. Obiettivo completato, perfetto. Dovremmo aver completato la missione in teoria. Allora, Nick? Sergente Carl Stoddard, hai fottuto diritto per una volta nella vita, cazzo, di rimanere in silenzio. Tutto quello che dirai potrà essere usato Mendoza, contro di te in tribunale. Così. Capitano, qui c'è tutto quello che deve sapere. Oh. Fammi indovinare. Ha scatenato questa guerra di droga. Ha messo una banda contro l'altra per eliminarle tutte. Tutte tranne la sua, signore. Ho molte prove che collegano Nels ad un detective corrotto di Miami. Ma niente di schiacciante. Speravo che trovassi l'ultimo tassello, quello decisivo, e l'hai trovato. Grazie. Cosa sta facendo questo scemo? Ma che cazzo? Nick, voglio che tu lo sappia. Grazie per avermi salvato il culo stanotte. Molte grazie davvero. Fanculo. Nick, no! Kai. Gli affari interni troveranno soldi a casa tua. Per la precisione, $33,000. La cifra esatta dell'ultimo... Ah, maledetti bastardi, ma sono corrotti veramente. Ovviamente la domanda è... che cosa ne hai fatto del resto dei soldi?
Ce l'hanno messa che nel... Che cazzo fai? Popò, ragazzi. Kai ti ha aiutato. Più di una volta. Perché non hai preso i soldi e basta? Si tratta di questo, allora. Noi ci abbiamo provato. Ero certo che avremmo potuto lavorare bene insieme. Ma no. Tu hai voluto fare il buono a tutti i costi. Vero? Stupido ragazzino. Oh, mannaggia, ragazzi. Impressionante. Abbiamo scoperto che i nostri capi, i nostri colleghi sono corrotti e hanno cercato di corrompere anche noi. Mamma mia. Vabbè, vediamo come prosegue il prossimo episodio, ragazzi. Per questo video gameplay, ragazzi, è tutto. Mi raccomando, seguitemi sempre sulle pagine che vedete qui sopra. Mi raccomando, mettete un bel mi piace, commentate, mi raccomando, i vostri commenti e i vostri like sono molto importanti. Vi lascio, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao, un saluto da Master J.